Salve amici. Nikola Tesla è un leggendario fisico e inventore, il cui genio non smette mai di stupire. Fu il primo a inventare la corrente alternata e voleva che l'elettricità fosse disponibile per ogni persona sulla Terra. A cavallo tra il XIX e il XX secolo, il grande inventore disse: «Il telefono del futuro si potrà portare con sé in giro, mettendolo nella tasca del gilet. Si potrà ricevere il quotidiano senza uscire di casa. Verrà stampato in modalità wireless su qualche dispositivo e le macchine saranno elettriche». Corrente alternata, trasmissione di energia senza fili, luce fluorescente, orologi elettrici, motore a energia solare, radio, auto elettriche, internet, comunicazioni cellulari. È difficile da credere, ma dietro tutte queste scoperte c'è una persona. Purtroppo, molte delle idee di Tesla non furono mai realizzate quando era in vita, a causa della mancanza di sostegno finanziario, ma tra queste c'erano invenzioni davvero uniche, di cui parleremo in questo video. Trasmissione senza fili di energia elettrica. Circa 120 anni fa, alla Fiera Mondiale di Chicago del 1893, Tesla dimostrò la trasmissione wireless dell'elettricità, accendendo una serie di lampadine al fosforo in un processo chiamato induzione elettrodinamica. Il fisico sognava che un giorno tale tecnologia ci avrebbe aiutato a trasmettere elettricità su lunghe distanze nell'atmosfera, fornendo alle aree remote l'energia di cui hanno bisogno. Ora, più di un secolo dopo, grandi aziende come Intel e Sony sono interessate ad applicare il trasferimento di energia non radiativo ai telefoni cellulari, in modo da poter caricare le batterie senza cavi di alimentazione. Teleforce. Il leggendario inventore rifletté a lungo su come distruggere rapidamente un esercito nemico e un giorno capì come riuscirci. Tesla chiamò Teleforce una delle sue invenzioni più iconiche e controverse. Il fisico 78enne decise di condividere l'idea della sua creazione con il pubblico e l'11 luglio 1934 fu pubblicato un articolo sensazionale sul New York Times. In esso Tesla parlava in dettaglio dell'invenzione. Secondo lui, un solo dispositivo era in grado di distruggere fino a 10.000 soldati a 400 km di distanza. Il dispositivo era basato sull'uso di un raggio di ioni metallici che avrebbero dovuto correre a una velocità di quasi 500.000 di chilometri all'ora. La loro potenza avrebbe dovuto raggiungere i mostruosi 100 miliardi di watt, e questo significava solo la morte istantanea del nemico. Teleforce viene erroneamente chiamato raggio della morte, ma per Tesla questo progetto non aveva nulla a che fare con questo concetto. Secondo lui, i raggi non possono essere prodotti nella quantità necessaria e la loro intensità diminuisce rapidamente con la distanza. Il suo progetto, per questo, utilizza particelle anziché raggi. Tesla capì che avrebbe avuto bisogno di molti soldi per realizzare il progetto. Per questo si rivolse al più ricco imprenditore americano, John Morgan, che in precedenza aveva sponsorizzato le sue idee, ma ricevette un rifiuto. Il grande inventore cercò anche di contattare il primo ministro britannico Chamberlain, ma senza suscitare interesse in quest'ultimo. Dopo vari tentativi di trovare sostegno finanziario per il bene della pace nel mondo, Tesla si rivolse ai leader di vari paesi, come Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Francia e Unione Sovietica. Per dimostrare la serietà del suo progetto, inviò un documento scientifico dal titolo «La nuova arte di proiettare energia concentrata e non dispersiva attraverso ambienti naturali». In esso descriveva un tubo sottovuoto con estremità aperta e una guarnizione per gas che consente alle particelle di fuoriuscire, nonché il metodo per caricare le particelle fino a milioni di volt e per creare e dirigere flussi non dispersi di particelle attraverso la repulsione elettrostatica. Trasporto aereo. Nel 1913 Tesla avvertì il pubblico che un giorno avrebbe volato da New York a Colorado Springs. Negli anni successivi al primo volo dei fratelli Wright, molti scienziati, tra cui Einstein ed Edison, cercarono di creare la propria macchina volante. All'inizio del XX secolo furono depositati molti brevetti per progetti eccentrici, e naturalmente Tesla non fece eccezione. Nel 28, all'età di 72 anni, Nikola Tesla ricevette il suo ultimo brevetto, intitolato «Dispositivo per il trasporto aereo».
L'aereo era progettato in modo brillante e somigliava sia a un elicottero che a un aeroplano. Nel suo progetto, Tesla descrisse e disegnò una nave aperta, a forma di scatola, con un'elica e un'ala inclinabili. Secondo Tesla, il dispositivo avrebbe dovuto pesare circa 360 kg e poteva decollare da qualsiasi punto, sia esso un garage o un tetto. Il suo costo avrebbe dovuto essere di $1,000, indipendentemente dallo scopo per cui venisse acquistato. Questa nuova invenzione divenne il progenitore del moderno convertiplano o velivolo verticale a decollo e atterraggio corto. Purtroppo, Tesla non ha mai avuto i soldi per costruire un prototipo e non ha mai potuto volare nei cieli da New York a Colorado Springs. Onda di marea. Tesla riferì della sua ennesima invenzione per prevenire le guerre al quotidiano New York World. Il suo progetto era quello di utilizzare la telegrafia senza fili per far esplodere potenti esplosivi in mare. Una massiccia esplosione avrebbe creato onde di marea così grandi da poter capovolgere intere flotte nemiche. Il giornale riferiva che un maremoto artificiale avrebbe potuto rendere le forze navali inutili quanto le barchette di carta create dai bambini piccoli. Secondo Tesla, invece, la sua invenzione avrebbe potuto avvicinare il giorno della pace universale. Robotica. Nel 1898 Tesla ricevette un brevetto in cui si descriveva il radiocomando a distanza. Alla mostra di ingegneria elettrica del Madison Square Garden dimostrò pubblicamente il suo primo modello funzionante di un robot sotto forma di una nave controllata da onde radio. Così Tesla dimostrò al pubblico stupito che è possibile fare a meno dei cavi. Questa invenzione potrebbe essere giustamente definita l'origine della robotica. Tesla disse che la barca radiocomandata suscitò un enorme scalpore come nessun'altra sua invenzione. Come spesso accadeva con le sue invenzioni, molte persone non sapevano come reagire davanti al fantastico robot. Alcuni dei presenti pensavano che Tesla controllasse la nave con la mente. Infatti, il fisico inviava segnali alla nave utilizzando una piccola scatola con leve di comando. Il brevetto statunitense numero 613809 di Tesla descrive il primo dispositivo di controllo remoto wireless in grado di ricevere segnali e alimentato da una batteria integrata. Tesla non limitò il controllo remoto alle imbarcazioni, ma lo usò per veicoli di ogni tipo. Alla presentazione affermò che utilizzando la sua tecnologia poche persone possono controllare a distanza fino a 100 navi marittime o qualsiasi altro veicolo. I giornalisti compresero queste parole a modo loro e chiesero se Tesla potesse costringere la barca a immergersi da sola e trasportare armi militari. Questa domanda fece infuriare l'inventore, che aveva un atteggiamento negativo nei confronti di tutto ciò che riguardava la guerra. Tesla spiegò ai giornalisti che la sua tecnologia mirava a facilitare il lavoro umano e che in futuro i robot sarebbero stati in grado di svolgere lavori ad alta intensità di manodopera. Purtroppo la sua invenzione era troppo in anticipo sui tempi e rimase incompresa. Una macchina che provoca un terremoto. Nel 1898 Tesla riuscì a spaventare quasi tutta New York durante uno dei suoi esperimenti. Sviluppò un generatore di vibrazioni che scosse l'edificio e tutto ciò che era vicino ad esso. Pesava circa un chilogrammo, ma lo scienziato fu in grado di regolare il tempo di vibrazione a una frequenza tale che ogni piccola vibrazione aggiungeva più energia alle curve d'onda dell'edificio. Con un numero sufficiente di piccoli shock, anche un edificio enorme poteva essere distrutto. Resosi conto del potenziale pericolo della sua invenzione, fracassò il generatore con un martello e insabbiò la sua stessa invenzione. Esiste la leggenda secondo cui dopo la morte di Tesla nel 1943 molti dei suoi lavori scientifici furono rubati. I disegni di una versione migliorata della Teleforce, chiamata anche Raggio della Morte, furono di grande valore per l'FBI e altre organizzazioni statunitensi. La mattina dopo la morte dell'inventore, suo nipote, il funzionario jugoslavo Sava Kosanovic, si precipitò nella stanza di suo zio al New Yorker Hotel. Dichiarò che dalla cassaforte mancavano alcuni documenti tecnici e un taccuino nero, che Tesla conservava con cura. Peter Foxford, vice direttore dell'ufficio di New York dell'FBI, fu chiamato per indagare.
Secondo lui, il governo era interessato alla sicurezza dei documenti di Tesla e tutte le sue proprietà furono sequestrate. John Trump, un ingegnere elettrico del Comitato Nazionale per la Difesa e la Ricerca Scientifica, fu incaricato di analizzare i documenti trovati. Affermò che tutti i pensieri e gli sforzi di Tesla negli ultimi 15 anni erano di natura speculativa, filosofica e in qualche modo promozionale, spesso legate alla produzione e alla trasmissione wireless di energia. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, le armi a raggi iniziarono di nuovo ad attirare un crescente interesse. Copie dei documenti di Tesla furono inviate alla base aeronautica di Patterson per testare l'implementazione del concept dell'inventore. Tuttavia, il risultato dell'esperimento non fu mai pubblicato. Nel 1952, i documenti e le proprietà rimanenti di Tesla furono restituiti a Belgrado, dove fu creato un museo in suo onore. Per molti anni gli scienziati occidentali non sono riusciti ad avere accesso alla maggior parte dei documenti dell'archivio dell'inventore, ma questo divieto non si applicava agli scienziati sovietici che visitavano la Jugoslavia nel 1950. Nel 60 Nikita Khrushchev, il segretario generale dell'Unione Sovietica, annunciò al Consiglio Supremo che nell'Unione Sovietica era in fase di sviluppo una nuova e fantastica arma. Questa notizia sconvolse il mondo e molti scienziati credevano che il progetto per creare la Teleforce fosse caduto nelle mani di Khrushchev. Nel frattempo, gli Stati Uniti continuarono a provare e a creare armi a raggi. Nel 1958, la Defense Advanced Research Project Agency avviò un progetto top secret per sviluppare armi a raggi di particelle cariche, ma richiedeva troppo tempo e risorse e fu abbandonato. Gli stessi scienziati americani hanno negato di aver mai saputo dell'esistenza dei documenti di Tesla. Alla fine degli anni 70, gli americani decisero che vicino al confine sino-sovietico sarebbe stato costruito un grande impianto per la produzione di armi a raggi. Poi, nell'83, il presidente Ronald Reagan annunciò la Iniziativa di Difesa Strategica e invitò gli scienziati americani a dedicare il loro talento alla causa della pace nel mondo e a iniziare a sviluppare un sistema di difesa missilistico spaziale su larga scala. Dopo mezzo secolo di ricerca e miliardi di dollari di investimenti, il programma continua a essere considerato un fallimento, poiché non sono mai stati creati veri mezzi di difesa contro gli attacchi missilistici nucleari. Per molti anni, gli scienziati non hanno trovato i documenti mancanti di Tesla. È molto probabile che se Nikola Tesla conoscesse davvero un mezzo per proiettare con precisione raggi mortali di energia attraverso l'atmosfera, si sia portato il segreto nella tomba. Con questo è tutto, amici. Lasciate un like, scrivete un commento e iscrivetevi al canale, attivando anche la campanella. A presto!